Allora, mister Boschetto della Cairese, oggi avete fatto l'esordio interno in Coppa Italia nei preliminari contro l'Imperia. Hanno vinto gli avversari 0-3, una squadra d'Imperia che ha saputo sfruttare i momenti migliori della partita, è riuscita tra virgolette ad imbrigliarvi. Fino a un certo punto la partita è stata anche equilibrata, nel secondo tempo stavate cercando di spingere, poi vi hanno fatto due gol e la partita è finita così. Sì, no, la partita, non c'è dubbio che l'Imperia abbia meritato ampiamente la vittoria, l'ha affrontata con il piglio giusto, ha vinto tutti i mismatch in tutte le zone del campo, arrivava sempre prima su tutti i palloni, quindi buonissima condizione atletica, migliore della nostra e sicuramente grande motivazione. Avevano probabilmente più fame, più convinzione nel voler vincere la partita, quindi complimenti a loro, hanno meritato e noi dobbiamo lavorare, dobbiamo ritrovare sicuramente più brillantezza, una gamba migliore rispetto a quella attuale e, come ho detto al tuo collega, il grande rammarico al di là, voglio dire, del risultato che rimane su una competizione abbastanza relativa, ma il fatto che oggi si è fatto male Beretta, siamo molto preoccupati, speriamo che non sia nulla di grave, perché per noi è un giocatore fondamentale. Silvestri l'hai fatta entrare nel secondo tempo, era un po' faticato, aveva anche lui qualche Ma anche lui è un problema. giocatore che, come del resto tutti gli altri, non è solo un problema di Silvestri, è un giocatore che ha una struttura muscolare molto importante. Noi siamo una squadra molto, molto muscolare, molto pesante, fa fatica a entrare in condizione e quindi poi alla fine arriviamo sempre in ritardo su qualsiasi palla 50-50. Abbiamo fatto fatica. E la conseguenza poi logica è quella del risultato. Ora avete ancora 2 settimane di tempo per prepararvi e poi arriva il vero obiettivo di tutti, che è il campionato. Certo, no, il focus è assolutamente all'8 di settembre, dove vogliamo arrivare nelle migliori condizioni possibili, per riuscire a fare il risultato. Noi abbiamo ben chiaro qual è la nostra missione. Il nostro campionato è un campionato che ci porti più velocemente possibile alla salvezza e quindi dobbiamo ritrovare e da una parte la condizione fisica e dall'altra una cattiveria mentale diversa nel voler affrontare e raggiungere il risultato sul campo. Benissimo, mister, faccio un grosso in bocca al lupo a te, a tutta la Grazie. tua squadra, alla tua società, per riuscire a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati nel prossimo campionato. Grazie a te, buon lavoro, buona stagione.